che la scuola non sembra. Allora, vogliamo fare il tema. Sì. Allora, innanzitutto riguardo comunque il suo libro. Qual è stato, se c'è stato uno spunto o un'illuminazione che le ha consentito di interpretare un nuovo viaggio con Mr. Hyde, visto e considerato che questa storia inizia dove finisce il romanzo di Robert W. Stewart? Robert W. Stevenson. Allora, ci sono due ragioni. Una è che, in effetti, la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde mi ha sempre colpito da quando ero bambino, perché è la lotta tra il bene e il male. In genere uno fa il tipo per il bene, poi diventi grande e cerchi di capire anche perché c'è il male. Ma soprattutto, poiché io lavoro da molti anni nell'editoria, si erano create delle situazioni professionali per cui c'era bisogno di una storia come questa, perché da qualche anno a questa parte c'è un grande interesse verso il periodo in cui è ambientata la storia originale di Stevenson, che è l'età vittoriana, quindi l'Inghilterra della fine dell'Ottocento. E poiché è un periodo che io conosco abbastanza bene perché sono un grande appassionato di Sherlock Holmes, mi sono cimentato in questa avventura, diciamo così. Perfetto. In questo romanzo, così come nel primo, vi sono delle definizioni riguardo il male, come qualcosa di sgradevole. Queste definizioni possono essere rapportate, secondo lei, alla realtà di oggi? Non del tutto, perché la morale ottocentesca era molto diversa da quella attuale. Tant'è che il mio Hyde è un personaggio malvagio, negativo, però è anche un grande scienziato che intuisce molto prima dei suoi contemporanei l'utilizzo dell'energia elettrica. Questo potrebbe far pensare che il male a volte coincida con l'intelligenza. Purtroppo è così, e anche oggi noi abbiamo esempi di grande intelligenza applicata al male. Si pensi per esempio all'energia nucleare, che se venisse utilizzata a fini di bene sarebbe utilissima, mentre molti popoli, specialmente in fase in via di sviluppo, puntano a ottenere la bomba atomica, quindi a utilizzare in maniera negativa. Per cui oggi la definizione di male non è esattamente la stessa dell'Ottocento. Nell'Ottocento veniva considerato male tutto quello che non rispondeva alla morale comune, che a volte era chiusa, bigotta. E da questo punto di vista io raffiguro un Hyde che è avanti rispetto ai suoi contemporanei. Con questo non voglio dire che è un eroe. Viene sempre preso come esempio negativo, però con il dubbio che la nostra stessa morale oggi debba avere delle aperture maggiori nella definizione del male. Ultima domanda. C'è un messaggio che vuole trasmettere tramite questo romanzo? Sì, il messaggio è questo, che bisogna continuamente vigilare sull'utilizzo sbagliato di tutto un patrimonio di conoscenze che non riguardano soltanto, come dicevamo prima, per esempio le fonti energetiche, ma tutto il complesso della scienza, che oggi è enormemente sviluppato e attraverso la rete soprattutto è a disposizione di chiunque. Dobbiamo vigilare su questa cosa e cercare di fare in modo che questo grande patrimonio vada verso un bene nella concezione attuale del bene, che deve essere soprattutto un patrimonio comune, sociale, cui tutti possono accedere. La ringraziamo per tutto. Grazie a voi. E molto bene che vi fate, avete registrato quello che dicevo.